Ci troviamo a Fonte Cerreto, questa compagnia della mala sorte si appresta a salire sul Gran Sasso, questo è quel birbante di Paolo, Gilberto bisogna fargli la corte come le belle ragazze, oddio anche i mostri abbiamo qua, vince Mario e il grande zio Al, eccolo qui, tutto ok, adesso partiamo. Insomma siamo alla stazione superiore della funivia. E ci dobbiamo un po' vestire, mi pare, eh? Anzi, ci siamo già belli che vestiti. Insomma, sono rimasto senza motore. Ecco qua, il motore. C'è qualcuno che ha dimenticato anche la seconda batteria. Ecco lassù, quello è il rifugio degli Abruzzi. Osservatorio, la strada che sale qui da fronte, e questo Monte Aquila, e in fondo Brancastello. E questo è il rifugio di Campo Imperatore che è ancora chiuso, accidenti. Ecco la nostra carovana Tuterte. Abbiamo anche il mitico Ruspolini che si è fatto già 2-3 volte il Gran Sasso stamattina. Vai, 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 vai. Ecco qua. Come si va sul Gran Sasso con la bike. Questa si chiama solidarietà montana. Abbiamo un dottore cardiologo che sta spingendo la bicicletta di un amico. Perché non ce la faceva da solo? Incredibile. Oh, se c'era Gennaro stamattina le risate, guarda. Ovviamente. Tu hai visto mai una cosa bella come questa? Ma ce ne stanno poche, eh? Dai, l'ultimo sforzo. Se la guarda è servita, eh? Fa vedere la corda, non vedo. Ecco adesso, vai, vai. Sella di Monte Aquila. Lassù, là dietro, rifugio Duca degli Abruzzi. Questi sono i quattro derelitti con cui mi sono accompagnato oggi. E qua la strada che sale, lassù alle ore 12 c'è il Gran Sasso, se si facesse vedere. Ecco fatto, abbiamo appena lasciato Sella di Monte Aquila. Stiamo salendo per Monte Aquila. Ecco Gilberto che sale. E qui alle ore 2 in basso c'è il rifugio Garibaldi. Prode Gilberto. Ecco la strada di salita che abbiamo percorso. Dietro le nuvole, ore 12, rifugio Duca degli Abruzzi. Questi sono due derelitti come noi. Ci portate in sella. Ve la regalamo. Avete fatto sta cazzata. Ve la regalamo. È bello che scende quando sali. Tanto meno, eh. In cima alle nuvole Monte Aquila. Di fronte a noi Monte Aquila. Dai Gilberto, fate valere. Eccoci arrivati. Monte Aquila.
ecco laggiù la strada che sale alla sella di Monte Aquila, a ore 12 il rifugio Duca degli Abruzzi. Qua su il Corno Grande, quello che si vede di fronte a noi è la direttissima per il Corno Grande, che si intuisce. Magari Bafile con la F. Ecco, nonno Alf che arranca. Ok. Grazie. Ecco la croce di Monte Aquila. Paolino, ti sto inquadrando le terga. Se tu sorridi, avrai un sorriso clorodente. Mi fai ridere. Sono troppo facile. Almeno una sassata. Ma concentrati. Hai visto il peso dello zaino che mi ha buttato in mano? Questo è il pezzo quello facile. Adesso viene quello difficile. Paolino, le impressioni per questa prima porzione di discesa? Dici tutto allora, qui. La bici in spinta funziona veramente bene. Ora vedremo pedalando e in discesa. A destra il burrone. Paolo e Vince Mario sono andati e noi abbiamo difficoltà a piedi. Però ci divertiamo. Questo è il pezzo quello facile, eh? Dopo viene quello brutto. Sì, sì, questo è per i lattanti. Scherzi. Finalmente in sella. Fino a quando? Boh. Come la vedi? Che bello questo qua! Destra! Già, ho visto! Ecco, lo metto qui da me! Panorama. È lui o non è lui? È lui, è lui, è lui! Adesso sì.
Paolino? Forte, eh? Questa piana qui davanti come si chiama? L'abbiamo fatta la piana. Questa? Questa piana come si chiama? La piana del Campo Imperatore. Ecco qua. Qui prudentemente Marcolino scende. Ecco. E casca anche a piedi. Ecco, laggiù, Campo Imperatore, rifugio, questo è il piano. Accidenti, che buche. Qui siamo a Vado di Corno, a sinistra Teramo. Eccoci qui a Vado di Corno. Lassù è cima Monte Brancastello, questo è il piano di Campo Imperatore e lassù, dopo la curva, vedremo il rifugio di Campo Imperatore. Ma allora fate tappo, ditelo! Ma ditelo però che siete vecchi! Lo spengolato! Eccoci lassù, lassù il rifugio di Campo Imperatore. Madonna. Siamo scesi da Vado di Corno, siamo arrivati all'asfalto. Adesso saliamo a Campo Imperatore. A ore 2 l'osservatorio di Campo Imperatore. E ancora a destra il rifugio Duca degli Abruzzi. Ancora a destra la strada che abbiamo percorso questa mattina per salire alla sella di Monte Aquila. Ecco di fronte a noi l'osservatorio e sopra il rifugio Duca degli Abruzzi. Il percorso di salita è questo. Ecco Monte Aquila. Questa è la via di salita. Monte Aquila. Tutta la cresta di discesa fino a Vado di Corno e questo è il Monte Brancastello che non abbiamo fatto. Grazie. Scusate, eh. La salita alla Portella e al Passo del Lupo.
c'è il trucco, eh? Sì. Qua sotto a Sergi, eh? Grazie ragazzi. Ai. Ma raga, ma siete sicuri? Perché vedo la cresta proprio, raga. Cioè vedo proprio lo stadio. Perché c'è una buona vista. Quello là è... Quello là è il Pizzo Cefalone. Per poi scendere sopra. Veniamo da lì. Abbiamo fatto questa. Là dietro c'è l'albergo di Campo Imperatore. Questo qui è il Rino Prode che scende. Questo è Pizzo Cefalone. Qua sotto a Sergi. Pizzo Cefalone, discesa nel canalino. Insomma, diciamo sdrucciolevole, ma diciamolo. Beh, insomma. Comunque io sono stanco fino, Sì, sì, no, ma sento dolore sotto le gambe.
Sarina, che sassi! Guarda che bestia! Ah. Abbiamo appena passato la fontana della Portella. Siamo arrivati nel boschietto e lo facciamo schietto, forse. Ehi, sassoni. Certo. Mi preparo, adesso queste qui lo fate molto bene. Ma sei forte, vai nonno. Certo, devi però appoggiare tutto il peso sul piede esterno e abbassare, caricare il pedale e abbassare il tallone. Davanti a noi nonno Rino Prode. Eccoci arrivati alla funivia. Ecco Mario che ride dell'impresa, eh? Guarda, bravo Mario. Il buco, ormai solo buchi sono rimasti. Guarda com'è ridotto st'uomo. Ecce homo. Andiamo da questi altri derelitti. Ah, adesso li becchiamo in mutande. Rino, che ci dici? Ti è piaciuta? Mi è piaciuto moltissimo, specialmente ho imparato a fare le curve. Ecco, bravo. Bravo Rino. Questi due derelitti. Vedi la faccia? Guarda la faccia, quello è il crampo, ti è venuto il crampo tetanico. Come direbbe Domenico, se siamo anche spassati. Se siamo anche spassati. Siamo stati contenti per la bicicletta, per la compagnia, siete eccezionali, simpaticissimi, Maurizio in continuazione. Ecco qua. Allora ragazzi, questa è la storia. Il percorso è lungo, vedrete il filmato e vedrete poi su Wikiloc il resoconto. Grande, grande Marco. Freeride, vero freeride. Vero freeride. Abbiamo fatto il vero freeride. Ecco qua, certo, anche un po' di pippaculo. Freeride e pippaculo. Sì, è vero. Va bene.